In questa videolezione approfondiremo il funzionamento del procedimento in conferenza di servizi, con particolare riferimento alla conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona. La norma prevede che la conferenza di servizi si articola normalmente in una fase asincrona, che è quella che abbiamo approfondito nell'apposita videolezione dedicata alla conferenza asincrona, a cui segue, nei soli casi in cui la conferenza asincrona non è risolutiva, una fase sincrona. In alcuni casi particolari è possibile, come vedremo, indire la conferenza di servizi direttamente in forma sincrona. In entrambi i casi, ad esito della conferenza di servizi, segue il rilascio del provvedimento finale conclusivo del procedimento. La conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona è la conferenza di servizi classica che si svolge attraverso una riunione collegiale tra tutti i soggetti coinvolti, a cui può essere invitato anche l'interessato, oltre a eventuali portatori di interessi. La riunione collegiale si può svolgere o in presenza oppure anche in modalità telematica o in modalità mista, dove ci fossero alcuni soggetti che partecipassero in presenza ed altri in modalità telematica. Nel sistema regionale dei SUAP della Sardegna, la conferenza di servizi sincrona si svolge in seduta unica. È possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi ad un'ulteriore seduta esclusivamente dove questo sia necessario per apportare modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento. La nuova seduta in questi casi deve svolgersi entro 30 giorni successivi alla prima, fermo restando il termine di conclusione del procedimento. Nell'apposita videolezione in cui abbiamo approfondito la conferenza di servizi in forma asincrona, abbiamo visto che il caso residuale in cui la stessa conferenza asincrona non è risolutiva, e questo capita quando abbiamo dei pareri negativi superabili con modifiche progettuali, quando i pareri che sono pervenuti durante la conferenza asincrona prevedono delle modifiche progettuali che comportano nuove verifiche da parte dei soggetti coinvolti, quando vi sono dubbi sull'esito della fase asincrona. E in altri casi in cui comunque la conferenza asincrona non è risultata chiaramente risolutiva per il procedimento, il SUAP convoca la seduta della conferenza di servizi in modalità sincrona nella data prefissata, inviando un'apposita convocazione entro 2 giorni lavorativi dalla conclusione della fase asincrona e con un preavviso minimo di 3 giorni sulla data della seduta stessa. La norma prevede che in alcuni casi particolari la conferenza di servizi si può svolgere direttamente in modalità sincrona, saltando quindi la fase asincrona. Questo può avvenire per progetti particolarmente complessi, secondo una motivata risoluzione adottata dal responsabile del procedimento, dove questi ritenga che l'esame collegiale in forma sincrona sia più utile per evidenziare in maniera compiuta tutte le varie interazioni tra gli interessi pubblici connessi all'effettuazione dell'intervento rispetto ad una modalità asincrona. Oppure si può procedere direttamente in forma sincrona su richiesta dell'interessato o di uno degli enti coinvolti. Le direttive ci dicono che in caso di conferenza di servizi convocata direttamente in modalità sincrona, la seduta si svolge entro 30 giorni consecutivi successivi all'indizione. I soggetti coinvolti, comunque, possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti solo nei primi 15 giorni dalla ricezione della documentazione, analogamente a quanto avviene nella conferenza di servizi in modalità asincrona. Se invece la conferenza è stata inizialmente indetta in modalità asincrona e successivamente appunto l'interessato o uno degli enti coinvolti hanno richiesto di procedere direttamente in forma sincrona, anche in questo caso motivando, la seduta si tiene nella data che era stata indicata nell'indizione originaria della conferenza asincrona. Le direttive SUAPE prevedono anche un raro caso in cui è possibile anticipare la data della seduta asincrona rispetto a quella inizialmente indicata. Questo può avvenire quando durante la fase asincrona uno o più soggetti coinvolti facciano pervenire dei pareri negativi che fanno comprendere che sarà comunque necessario l'espletamento della successiva fase sincrona.
Nel caso in cui dovesse mancare tanto tempo alla data indicata, supponiamo ad esempio di avere una conferenza asincrona con un termine lungo che può essere 55 giorni come per le paesaggistiche ordinarie o addirittura 90 giorni in alcuni casi particolari, e supponiamo che già dopo 30 giorni uno degli enti ha fatto pervenire il proprio parere negativo, tanto da far comprendere che sarà necessario espletare la fase sincrona. In questi casi, anziché attendere il lungo tempo prima di convocare la seduta sincrona, il suo APE può anticipare la data della seduta e tenere direttamente la conferenza dei servizi in forma sincrona, dando un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi a tutti i soggetti coinvolti. In tali casi la conferenza si può svolgere in più sedute, e può considerarsi acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si fossero espresse solo dopo il decorso integrale del termine inizialmente fissato per la fase asincrona. Quindi è possibile anticipare la data, ma è comunque necessario per poter considerare espresso favorevolmente il parere di un soggetto che non ha partecipato alla conferenza di servizi che sia decorso integralmente il termine inizialmente fissato per la conferenza asincrona. Nel sistema informatico regionale SUAPE, una volta compiuta la trasmissione della documentazione da parte del SUAPE agli enti terzi, nel menu Gestione in avanzamento troviamo i pulsanti per avviare la conferenza di servizi, sia in modalità asincrona sia in modalità sincrona. Quindi il sistema contempla anche la possibilità di indire la conferenza di servizi direttamente in modalità sincrona. Ricordiamo intanto che nella schermata Documenti si possono scaricare i prestampati sia dell'indizione della conferenza in modalità asincrona che della convocazione della seduta in modalità sincrona, da preparare prima di avanzare evidentemente il flusso dell'iter. Proviamo per prova ad avviare una conferenza di servizi in modalità asincrona. Confermiamo che la vogliamo asincrona, dobbiamo indicare la data per l'espressione dei pareri, la data per le richieste di integrazione. Io adesso metto delle date assolutamente a caso. Possiamo caricare il file appunto della convocazione, invitare gli enti terzi coinvolti in questo procedimento. Quindi cliccando su Salva creo la conferenza di servizi in modalità asincrona. In questo caso stiamo vedendo il cruscotto di avanzamento della pratica con una conferenza asincrona già indetta. Il sistema mi dà la possibilità di chiudere con esito negativo, con esito positivo, oppure di proseguire con una conferenza di servizi sincrona, laddove appunto la conferenza asincrona non fosse stata risolutiva. Cliccando su conferenza sincrona e confermando, mi troverò nella maschera per convocare la conferenza di servizi in modalità sincrona, indicando la data della seduta e il luogo della seduta. Indicando nelle note, ad esempio, possiamo indicare il link per collegarsi in caso di videoconferenza. In una pratica con conferenza di servizi in corso, possiamo sempre verificare i dettagli cliccando sul menu CDS. In questo caso vedrò sia la mia conferenza asincrona, che è stata chiusa perché successivamente ho convocato la sincrona, che la conferenza sincrona. Cliccando su Azioni e su Modifica è possibile modificare, ad esempio, spostando la data della seduta della conferenza di servizi. Posso sempre chiudere la conferenza di servizi, allegando il verbale di chiusura. Io adesso prendo un documento a caso, ovviamente. Chiudo. Se devo fare ad esempio un'altra seduta, una volta chiusa la mia conferenza di servizi, posso cliccare su Nuova CDS per fissare appunto una nuova conferenza tipicamente in seduta sincrona con la nuova data, il luogo e come abbiamo fatto prima, diciamo, indire una nuova conferenza di servizi sincrona, che in realtà è una nuova seduta.
Come abbiamo accennato, alla conferenza di servizi in modalità sincrona possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto di cui si discute nella conferenza stessa, unitamente ad eventuali tecnici di propria fiducia e ad altri portatori di interessi singoli o diffusi, anche eventualmente riuniti in associazioni o comitati. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione della conferenza di servizi è rappresentato da un unico soggetto che si esprime in maniera unitaria su tutte le decisioni di competenza dell'amministrazione stessa. L'articolo 14-ter della legge 241 del 90 individua le modalità per la designazione del rappresentante unico per le amministrazioni statali e delega alle amministrazioni locali la fissazione dei criteri per l'individuazione del rappresentante unico per le conferenze di servizi nei quali fossero coinvolti enti regionali o locali. Ricordiamo che nella conferenza di servizi sincrona non possono essere richieste integrazioni o modifiche progettuali che fossero evincibili dalla documentazione inizialmente presentata e che non siano state evidenziate nei termini. Questo perché sia nel caso in cui la conferenza di servizi sincrona si svolgesse dopo la fase asincrona che nel caso in cui si procedesse direttamente alla fase sincrona, comunque le integrazioni documentali possono essere richieste esclusivamente nei primi 15 giorni successivi alla trasmissione della documentazione da parte del SUAPE alle amministrazioni coinvolte nel procedimento. Anche nella conferenza di servizi in modalità sincrona, la legge prevede un meccanismo di superamento dell'inerzia da parte delle amministrazioni partecipanti e tenute a esprimersi. All'esito della fase sincrona, infatti, si considera acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante la fase asincrona, che riguardano una fase diversa e non si trasportano all'interno della conferenza sincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero non abbia espresso la propria posizione, o abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Rispetto a questo, è utile evidenziare innanzitutto che, essendo la conferenza di servizi sincrona in seduta unica per espressa previsione della legge regionale 24 del 2016, ad esito di questa seduta unica si deve dare per acquisito l'assenso di tutti i soggetti che non si sono espressi e non hanno partecipato alla seduta stessa, non essendo possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi per acquisire l'assenso di soggetti che non abbiano partecipato alla seduta appunto unica. È bene anche sottolineare che, sebbene l'articolo 14-ter della legge 241, così come la legge 24, non facciano un espresso riferimento nel caso di conferenza sincrona agli atti espressi previsti dalla disciplina dell'Unione Europea, si deve ritenere che, analogamente a quanto esplicitato per la conferenza di servizi asincrona, il tacito assenso non può essere considerato acquisito in caso di atti espressi previsti appunto dalle norme europee. In ambito SUAPE, nella stragrande maggioranza dei casi di conferenze di servizi in modalità sincrona, si perviene ad una determinazione conclusiva assunta all'unanimità rispetto alle posizioni espresse dai soggetti partecipanti. Tuttavia, la legge ci dice che l'amministrazione procedente assume la decisione definitiva anche sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai soggetti coinvolti, ove appunto non ci fosse l'unanimità. Non si deve confondere il concetto di posizioni prevalenti con quello di maggioranza, in quanto non è un semplice criterio numerico sul numero appunto dei soggetti che si fossero espressi a favore o contro la realizzazione dell'intervento. La FAQ numero 36, pubblicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, affronta l'argomento dicendoci che l'amministrazione procedente, quindi nel nostro caso il SUAPE, deve effettuare una ponderazione tra i vari pareri espressi in sede di conferenza di servizi, valutando il peso specifico di ognuno di quei pareri, anche in relazione chiaramente sia, diciamo, al ruolo che il soggetto che lo esprime ha, sia in relazione all'importanza degli interessi tutelati,
dall'amministrazione che esprime il parere stesso e che quindi si deve effettuare una ponderazione circa appunto l'importanza delle varie posizioni espresse per arrivare ad una sintesi sulla base delle posizioni prevalenti. Nel caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti e quindi non all'unanimità, si possono espedire i rimedi che sono eventualmente previsti dall'articolo 14 quater della legge 241 del 90.